il questore deve essere uno dei protagonisti di questo movimento, di questa spinta del territorio in cui opera a migliorarsi, non solo sotto il profilo della sicurezza, ma proprio per diminuire le diversità, le marginalità, per aiutare e sostenere le attività produttive, per sostenere l'impresa lecita, per sostenere il vivere ordinato e la condizione di vivibilità, di serenità della società in cui la questura opera. In questo senso il questore è uno degli stakeholder privilegiati e deve essere un questore in mezzo alla gente. Da quale punto di vista lei considera Catanzaro marginale? È Io stato non mi rifer- io consigliato? non mi Ha riferivo, non parlato? mi riferivo a Catanzaro nella sua interezza, mi riferivo a magari delle sacche di marginalità che ci sono magari nelle periferie, che vivono una condizione di marginalità e nelle quali si possono annidare anche per questo motivo situazioni di microcriminalità, di mancanza di vivibilità urbana. Noi dobbiamo dare attenzione alle periferie e ai centri storici, soprattutto quando ci sono nelle attività produttive che devono essere serene, operare in serenità, nel rispetto della concorrenza leale e delle regole che ci sono. Il contesto della sicurezza è multiattoriale. Questo il questore lo fa a fianco, a sostegno del signor prefetto, ma in contatto con tutti i sindaci. Vedete, il nostro sistema di sicurezza prevede un attacco a tre punte. Prefetto, questore e sindaco sono le autorità che si occupano della vivibilità e della sicurezza. Ovviamente nella teoria dei vetri rotti, si parla in criminologia della teoria dei vetri rotti, le città devono essere vivibili, devono essere sostenute, ci vuole il verde, ci vuole l'illuminazione, ci vuole che tutte le sacche di degrado siano rimosse per quello che ovviamente le risorse permettono. Questo, il paese vive un momento di impegno in questa sua fase storica e questo lo vive anche Catanzaro. La mia sensazione è che ci siano i presupposti e ci sia anche una voglia di crescita di questa popolazione. Io mi impegno per tutto quello che è il mio sapere, per quella che è la mia storia, a poter essere, a contribuire a fare questo. Le posso chiedere se le siano già state segnalate o ha ravvisato delle situazioni di maggiore emergenza che insistono su Siamo Catanzaro? ho già sul mio tavolo da qualche giorno, anche se da turista, ho i dossier di tutte le strutture, le componenti della questura, saranno approfondite. Già in qualche modo ho posto l'attenzione su alcune delle criticità che gradatamente tenteremo di risolvere e di attenzionare, ovviamente con quelli che sono i tempi e gli strumenti che la legislazione ci impone. Signor Questore, lei ha una grande esperienza in tema di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto sotto l'aspetto dell'aggressione ai patrimoni. Questo è un territorio in cui c'è anche una presenza di questo tipo. Questo lo faremo, daremo una particolare attenzione a tutto quello che è il sistema della prevenzione. Il nostro arsenale normativo ci pone a disposizione misure di prevenzione per ogni tipo di condotta pericolosa. Parliamo di misure di prevenzione per la vivibilità urbana, misure di prevenzione per le vittime vulnerabili, minori, violenza di genere e misure di prevenzione come quello che è il pacchetto antimafia, che riguardano soprattutto il contrasto e l'infiltrazione della criminalità economica illegale, quindi soprattutto quella mafiosa, all'interno delle imprese lecite. Questo per una funzione, consentitemi il termine tecnico, ripristinatoria delle regole di libero mercato e di libera concorrenza, per consentire al piccolo commerciante, all'impresa lecita, in qualunque settore produttivo, commercio, industria, artigianato, settore delle costruzioni, settore edilizio, di lavorare nel rispetto delle regole e tentando di eliminare, quindi con questa funzione neutralizzativa e ripristinatoria, l'azienda illecita che non rispetta le regole. Cosa ne pensa dei provvedimenti del governo in merito appunto alla sicurezza? Beh, sono stato parte costruens di questi provvedimenti negli ultimi anni, quindi per ciò che attiene alla mia materia ci sono tantissimi strumenti che stanno utilizzando quotidianamente l'attività di pubblica sicurezza e che stanno dando tantissimi risultati, non solo in tema di aggressione alla criminalità organizzata, ma soprattutto per ripristinare le condizioni di vivibilità nelle città, tenendo presente che non lo devo dire io, ovviamente, il sistema italiano, così come anche il sistema europeo, vive una condizione di riflessione per le regole di ingaggio nei confronti della criminalità comune che sono cambiate, per come stanno cambiando le città. Quindi questo impone una grandissima riflessione su quelli che sono l'adozione degli strumenti e il dosaggio anche delle risorse disponibili. Questo lo faremo per il rispetto dei cittadini della provincia di Catanzaro. Dottore, cosa si sente di dire ai catanzaresi? Che da questo momento hanno a disposizione una persona che vuole essere in mezzo a loro, vuole vivere i problemi della loro quotidianità e tentare in qualche modo di essere vicino
aiutando e agevolando la serenità del vivere civile quotidiano, dei problemi di tutti i giorni. Ha menzionato tutte le istituzioni, per quanto riguarda invece la collaborazione, l'interazione con le procure? Le procure le ho menzionato, ho già detto che questo viene fatto in, per ciò che riguarda la polizia giudiziaria, come sapete l'autorità di pubblica sicurezza non svolge indagini giudiziarie, ci sono gli apparati di PG, la mobile, la DIGOS che lo fanno al servizio della procura, ma la procura è comunque un interlocutore privilegiato anche col questore con il quale condividono le responsabilità in tema di legge antimafia, ex Rognoni La Torre, e quindi questo lo faremo e lo faremo anche in contatto con le autorità giudicante, soprattutto col Presidente del Tribunale, con la Presidente della Sezione delle Misure di Prevenzione e anche in concerto con il nostro Procuratore Generale.